il Tribunale di Padova, con la sentenza del 3 marzo, ha accertato che 15 lavoratori addetti al magazzino di Mestrino e formalmente dipendenti di una cooperativa che lì lavora in appalto sono in realtà dipendenti di Aspiag, cioè della società che gestisce i supermercati De Spar ed Eurospar. Si tratta del magazzino di Mestrino, è un magazzino ad alta tecnologia in cui c'è un sofisticato sistema informatico che comunica passo dopo passo ai dipendenti della cooperativa tramite una cuffia esattamente tutte le singole operazioni che devono svolgere. La sentenza è quindi importante e innovativa e molto interessante perché considera la tecnologia non un elemento neutro, ma evidenzia come chi utilizza questa tecnologia in realtà sta dirigendo il lavoro dei dipendenti della cooperativa e dice quindi che quei lavoratori sono in realtà dipendenti del committente Aspiag. Quindi c'è un passo avanti molto importante che tiene conto della modernità nella valutazione della liceità o illiceità degli appalti, in cui quindi la tecnologia non viene considerata un elemento neutro e spersonalizzante, ma di questa tecnologia deve portare la responsabilità chi la governa. Se il committente governa un sistema informatico che dà step by step gli ordini ai lavoratori e quindi gli dice ogni minuto cosa devono fare, quel committente, quella società è il reale datore di lavoro di quegli addetti e quindi l'appalto è illecito. Questa è l'importanza e l'aspetto innovativo e veramente interessante di questa sentenza, di cui devo dire siamo molto soddisfatti.